Radio Radicale, siamo con il senatore De Priamo, membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato e relatore della proposta del disegno di legge per una commissione d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Allora, il provvedimento sta andando avanti, a che punto siete? E soprattutto anche, insomma, volevo chiederle se poi la riapertura dell'inchiesta ha dato un'accelerata ai lavori oppure se ha dato elementi di riflessione in più per i lavori. Ma diciamo che c'è appunto questo fatto nuovo di cui hanno dato, al quale hanno dato risalto le cronache di questi giorni, della appunto notizia che non è stata smentita dell'apertura di un'inchiesta nuova, ovviamente non è la prima, però di una nuova inchiesta dalla parte della Procura di Roma, nonché anche di una collaborazione tra la Procura Vaticana e quella di Roma. Naturalmente questo ha determinato da parte di alcuni colleghi la riflessione, diciamo, la volontà di una riflessione più che altro per capire queste novità quali tipo di riflessi possono avere sull'istituzione della Commissione. Quindi da questo punto di vista, in particolar modo oggi è stato deciso di fissare un termine breve per martedì prossimo, tardo pomeriggio di martedì prossimo, per eventuali nuove richieste. Non nuove, perché non ne avevamo ancora fatte, ma richieste di audizione. E, è stata anche ipotizzata la possibilità di audire la Procura stessa, Lo segretate. naturalmente esatto, nei limiti di quello che riterrebbe eventualmente, se audita, di dire, ma questo lo vedremo perché naturalmente ad oggi non risulta nessuna richiesta di audizione e avremo appunto questo termine entro il quale potranno essere presentate due richieste di audizione per gruppo, una massima deroga a tre per i gruppi più numerosi e poi a quel punto si faranno tutte le valutazioni del caso. Ho capito. Per l'Aula pensa quando riuscirete ad arrivare in Aula dopo aver fatto tutto il lavoro in commissione? Ma non possiamo dare un termine preciso perché noi in questi giorni siamo anche impegnati con la Commissione prima in un ponderoso ciclo di audizioni sull'autonomia differenziata. Quindi si intersecano Sono una queste. sessantina, se non sbaglio. Sono circa 60, quindi porteranno a mio avviso via 2 settimane. Però insomma, come anche ieri come relatore ho ritenuto di dover sintetizzare diciamo una posizione che è quella appunto che di comunque assolutamente unanimità nella volontà di avere la verità su questa vicenda, però c'è un fatto importante che sono nuove indagini e quindi la commissione di indagine parlamentare deve sapersi inserire in modo adeguato e costruttivo rispetto a questi nuovi elementi. Bene, la ringrazio, grazie al senatore De Priamo di Fratelli d'Italia. Grazie.